Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con l'analisi tecnica di Finanza Online. Il rimbalzo dei titoli tecnologici a Wall Street nella seduta di ieri non ha offerto lo spunto per tornare a sorridere ai mercati europei, ancora penalizzati dai dubbi sulla ripresa economica. Di fronte a una situazione sanitaria in via di peggioramento in diversi paesi del vecchio continente, Francia e Gran Bretagna in primis. L'annuncio degli Stati Uniti di un possibile nuovo piano di stimolo da 2.200 miliardi di dollari, su cui il governo sta lavorando, potrebbe rappresentare un altro fattore di distensione per i mercati. Finora la fazione di tratta a democratici e repubblicani ha impedito un rinnovo degli aiuti da parte del Congresso, ma secondo gli ultimi sviluppi i democratici starebbero rivedendo la loro proposta nel tentativo di far ripartire i negoziati con l'amministrazione Trump. Il nuovo piano di rilancio potrebbe essere votato già la prossima settimana. In questa puntata di Trading Poll parleremo come sempre di FTSE MIB e di due titoli, Saipem e Leonardo. Il FTSE MIB va per ribasso di circa mezzo punto percentuale. Sono scattate nuovamente le vendite sull'indice che si è allontanato da quota 19.000 punti. I prossimi supporti al ribasso si collocano con 18.480 e 18.000 punti. Un ritorno sotto quest'ultimo livello darebbe un forte segnale negativo in termini di sentiment. A rialzo invece, per avere un primo accenno di recupero, bisognerà attendere il superamento di 19.818, che coincide con il 50% di Fibonacci, tutto da un trend avviato a febbraio 2020. Da qui possibili allunghi verso 20.200, dove passa anche la media mobile di 100 periodi, e poi 20.500 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Quadro grafico negativo per Saipem con la maggior parte dei titoli petroliferi. La fase ribassista è iniziata aver toccato il massimo relativo a 2,74 euro lo scorso 8 giugno e deviata dalla trendline discendente di breve periodo. Lo scivolone ha portato Saipem a 1,37 euro, livello che non si vedeva dal 1993 e quindi minimi quasi trentennali. In tale scenario il forte ipervenduto su RSI sottolinea la forza dei venditori, quindi sono probabili ulteriori ribassi verso area 1 euro. A rialzo invece si dovrà attendere almeno il recupero della resistenza di breve a 1,53 per avere un primo segnale in tale direzione. I successivi target si collocano a 1,73, 1,77 e 2,07 euro. Un ritorno sopra quest'ultimo livello potrebbe migliorare il sentimento di mercato sul titolo. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Leonardo si trova in una situazione critica dal punto di vista grafico. Il titolo ha rotto con elevata volatilità e volumi il livello chiave dei 5 euro, dando un chiaro segnale di debolezza. In tale contesto non si possono escludere ulteriori ribassi verso i minimi quinquennali toccati lo scorso 23 marzo a 4,38 euro. A rialzo invece servirà un forte rimbalzo e superamento dei 5-6 euro per avere un chiaro segnale di forza in questa direzione. Le sue resistenze si collocano a 6,5-7,2 euro. Il sorpasso di quest'ultimo livello, dove passa il ritracciamento di Fibonacci del 32% e la media mobile di 100 periodi, è particolarmente importante per avere un miglioramento del quadro grafico di Leonardo. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.